Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi con un video dedicato al nuovo Borderlands 3. Oggi vi propongo appunto un primissimo episodio dedicato magari alla prima mezz'ora di gioco. Vedremo un pochino. Comunque sta di fatto che vi anticipo che lunedì sera ci vedremo in live su Twitch a partire dalle 21. Proseguiremo, continueremo a vedere un pochino questo titolo. Non credo che ci faremo una serie completa. Voglio diciamo dargli un'occhiata, magari anche farvi dare un'occhiata al titolo per poi darvi appunto alcuni spunti per scegliere se acquistarlo o meno. Però come detto, oggi ci andiamo a vedere una prima mezz'oretta di gioco e lunedì sera invece ci facciamo una bella live lunga, non so se sarà l'unica ma ce ne saranno probabilmente anche altre live che poi vi riporterò comunque sul secondo canale, quindi trovate comunque tutti i link in descrizione. Partiamo allora, bando alle ciance, nuova partita, normale o facilissimo? Normale, facciamo normale dai. Cooperativa o competitiva, seleziona modalità di gruppo. Tutto il bottino che troverai sarà visibile e ottenibile unicamente da te. I tuoi compagni di squadra non potranno rubartelo. Ah, competitiva, ci fregano pure la roba. No, facciamo cooperativa, signore, sennò qua. Così? Scusate. Vorresti sentire una storia, eh? Un'epica avventura nello spazio. Ah, sei nel posto giusto. Ho proprio quello che fa per te. La mia storia comincia qui, sullo sperduto pianeta di Pandora. Lo chiamano un deserto, pieno di avidità e violenza. E lo è, ma è anche ricco di opportunità. Solo per chi sa coglierle, ovviamente. Cacciatori della cripta vagano per le terre di confine alla ricerca di tesori alieni. Mio padre mi narrava le loro imprese quando ero solo un mini Marcus. E ora tocca a me raccontarle. Immagino ti chiederai che tesori custodiscano queste cripte. Fama, ricchezza, potere o stupidate come carità e famiglia. Che ne so io? Usa la tua immaginazione. Qualunque sia il tesoro, un cacciatore deve avere la volontà di strapparlo dalle avide mani del destino. La mia storia parla di una banda molto speciale di cacciatori. Il loro viaggio è appena iniziato. Sono coraggiosi, affamati. Forse il vecchio Marcus vuole raccontarti la loro storia perché in qualche modo glieli ricordi. Ma giusto un po', non montarti la testa. Sono arrivati qui per rispondere al richiamo di una sirena. Il suo nome è Lilith. Ed è una vera eroina, la salvatrice di Pandora. E non una volta sola. Le serve una squadra per trovare una mappa. La mappa di tutte le cripte della galassia. Ma non è l'unica. Un potere oscuro s'aggira per le terre di confine. Una minaccia che nessuno nella galassia ha mai affrontato prima. La mia storia comincia proprio qui su Pandora. Dai nostri nuovi cacciatori e dalla sirena che li guida e soprattutto...
bella giornata, piena di opportunità. Allora, chi vuole venire? Ok, allora, tra tutti questi personaggi che abbiamo visto in azione in questa presentazione estremamente sportiveggiante, sapete che Amara con i suoi poteri mi ha intrigato non poco? Scatena i suoi poteri elementali di sirena per bloccare i nemici e schiacciarli in battaglia. Agisce insieme ai suoi compagni animali e con le proprie abilità speciali si nutre degli incubi dei nemici. Zain usa gadget per controllare il campo di battaglia tramite depistaggi, manipolazione spaziale e un atteggiamento acido, e mentre Muz richiama la sua armatura da combattimento Orso di Ferro per proteggersi mentre dispensa morte ai suoi nemici. Allora, come detto, non so quale vi ha intrigato di più a voi. Onestamente, come vi dicevo, a me Amara con i suoi poteri sportiveggianti non mi è dispiaciuta, quindi scegliamo Amara. Nuovo cacciatore della cripta, eh? Io sono Marcus. Hai scelto un buon momento per arruolarti nei Crimson Rider. È bello vedere che è sopravvissuto qualcuno. Sono Lilith, comandante dei Crimson Rider. I banditi che hai combattuto fanno parte di una setta e sono alla ricerca della mappa delle cripte. Dovremmo essere più veloci. Più avanti troverai uno dei miei. In bocca al lupo. Crepi il lupo. Era un'altra sirena. Questa è la tua fermata, cacciatore. Non vedevo l'ora di combattere. Non so quanti di voi abbiano giocato i precedenti Borderlands. Mi piacerebbe perdere un nuovo cliente. Io ricordo, il primo l'ho giocato, il secondo vi ho portato anche qualcosina qui sul canale. E è uno dei giochi che secondo me rende di più, rende tantissimo. Anche giocandoli in co-op e Claptrap è il top. Claptrap è un mito. Tu come ti chiami? Mi avrai sicuramente riconosciuta. La tigre di Partali? La ammazza criminali? La guerriera della pace? Sono Amara. Ecco. Grazie. Prenoto subito la tua lapide perché non si sa mai. Ma scusi. I umani che hanno provato a farti fuori sono i cosiddetti figli della cripta. Una setta di banditi dediti alla cieca adorazione di due inquietanti figuri. A proposito, visto che sarai a mia completa disposizione, ti servirà un eco. Prendo l'eco. E tra l'altro probabilmente, vabbè, la intro sarà segnalata per copyright per la musica, l'eco, però vabbè. 3. Era figa, quindi. Più potente dell'eco 2 al doppio del prezzo. Ah, però. I due avevano quel problemino di combustione spontanea. Pare che ora li vendano come granate. Ah, bene. Apri le orecchie, recluta. Lilith ci ha ordinato di conquistare un centro di propaganda dei figli della cripta. Facciamo vedere a quei fanatici che non si scherza con i Crimson Rider. Seguimi, recluta. Gloria e onore! Pronti, Claptrap. Poi la classica grafica cel shading di questa serie. Prima che si compia la nostra terrificante vendetta, dovrai registrare il tuo eco presso questo cambio rapido. Va bene, vado. Quando sconfitti quei banditi sarò famoso. E quando sarò lì a firmare autografi, vorrei che mi difendessi dalle mie future legioni di fan / stalker adoranti con il massimo Eleganza. Addirittura. Vabbè, vado. Allora, qui possiamo personalizzare il nostro personaggio, non tanto al momento perché non abbiamo un granché, però possiamo, ok, eventualmente ci sta, dai, giusto per modificare qualcosina, l'emote esulta, indica e saluto, ok, va bene, questo va bene, tema eco, vabbè, al momento abbiamo questo. Respect, questo è impossibile effettuare il respect. Ok, non abbiamo punti abilità, giustamente. Va bene. Aia. Che noia. Non temere, le corporazioni vogliono solo il nostro bene. Sì. E l'Hyperion. E lasciamo perdere. Lasciamo perdere. La propaganda è da questa parte. Arrivo subito. Un cancello chiuso. No, non può essere. Questa missione è un fallimento! Pensa, Claptrap, pensa! Sei forte e coraggioso e tutti eseguono sempre i tuoi ordini! Quindi? Ci sono! Apri quel cancello, recluta! Ah, bene! È il tuo superiore che te lo ordina! Ok.
Forma di diamante che compare sulla minimappa. Ok, ci dice il nostro obiettivo. Hai visto? Allora, un momento. Ci occupiamo, ci fa anche il nostro buon tutorial. Quindi, come vi dicevo, ragazzi, siccome lo voglio spippolare un pochino, magari senza... Aia. Il centro di propaganda è più avanti. Quegli sciroccati stanno ammazzando Ryder a destra e a manca. Mi hanno veramente scaccato le palle. Ho un piano a prova di conso per spaccare i loro culi infervorati. Vai. Ho nascosto una scorta d'armi qui vicino. Segui i miei passi. Furtivamente. Furtivamente? Insomma, ci provo. Poi furtivamente fino a un certo punto. Vi dicevo, siccome vorrei spippolarlo. Ma è minato il campo che stai facendo sta cosa? No, vabbè, Claptrap, ragazzi. Per chi non lo conosce, lo amerete. Lo amerete. Ok. Perfetto. Quando avremo completato la missione, Lilith dovrà promuovermi a super generale. Ah, beh, certo. Indietro! Ma scusa. Abbiamo già rinunciato alla furtività. Rilassati. Su Pandora c'è da preoccuparsi quando niente esplode. Guarda, se lo dici tu, ci fidiamo. Ne avrai bisogno. Ok. Proprio come me, queste armi non sono vincolate alla propria funzione primaria. Io so ballare e cantare. Alcune armi offrono anche una modalità secondaria. Eh sì, cioè abbiamo i mini razzi, micro razzi. Seguimi, ah, recluta. Li ha presi in automatico, sì. Ok. Pronti, pronti. Ci vogliamo con sportiveggianza, le dispiace? Comincerò ad accettarmi come loro re, poi potrai comodamente massacrarli a sangue freddo. Guarda e impara, recluta. Forse ho messo i sottotitoli un po' troppo grandi, però vabbè. Salve. Io sono Shape, sacro influencer dei figli della cripta. Cosa vuoi da me, Madbot? Salve, signor pazzo sanguinario. Io sono Claptrap, super generale dei Crimson Rider, colui che ha sconfitto il distruttore. Siete completamente circondati! Fateci entrare e potrei perfino mostrarvi pietà. Ah, ok, fammici pensare un attimo! Si fanno chiamare figli della cripta, ma sono pur sempre dei banditi, vale a dire incredibilmente stupidi! Va bene, ci arrendiamo! Non ucciderci, Cacabot, ti prego! Proprio come pensavo! Aprite le porte e fate largo al vostro nuovo re! Calma! Calma! Sono subito da voi! Non muovetevi di un centimetro! Ok, non so se abbia funzionato Claptrap, te lo dico. Anzi, ce l'ho fatta! Un'altra vittoria per il Crimson Rider! Ehi, mi sento strano, cosa mi succede? Aia, ok, Claptrap l'hanno preso. L'hanno preso. Io. Momento, momento. Fatemi organizzare. Aspetta, io devo abbassare un pochino quello che è la sensibilità, perché è veramente troppo alta. Aspetta, mi regolo un attimo la sensibilità, scusate. Ok, adesso dovrebbe andare un pochino meglio. Vediamo un po'. Aspetta, che provo anche l'altra modalità. Che figata. Aspetta, ma lanciata la bomba. Ma che stai fuori? Ma posso distruggere le loro coperture, eh? Allora, in linea teorica noi dovremmo avere anche dei poteri in linea teorica, però. Allora, stiamo giocando su PS4, mi sembra che. Ancora non vi avevo. Ma posso. No. Utili queste mappe. Vabbè. Volevo. Claptrap a volte è un po'
Beh, Claptrap, ma è pur sempre uno di noi. Ti toccherà salvarlo, temo. Sarò lì tra poco. Va bene, va bene. Io in realtà stavo vedendo un attimino le armi per capire quante me ne ha tenute. Ah, solo due, quindi quell'altra che avevamo preso non so dove me l'abbia lanciata, però ok. Dovremmo recuperare in realtà anche un pochino di salute, ma apparentemente... Vediamo se sta qui nelle casse. Ok. Recuperiamo... Poi il recuperabile, ok, era quella la salute. Momentus. No, questa forse dà delle grandi soddisfazioni. Aspetta che proviamo a recuperare Claptrap. Ci piace, signore. Negli occhi. Grande così. Tutto qua. Sei a posto, con me. Non dovevi. Ecco, da lontano però non è un granché, questo è più una morte meritata. Da vicino. Beh, che tutte quelle che abbiamo non sono molto da lontano, eh. Attenzione, abbiamo fatto quel critico. Accogli o polvere. Ah, ok, un po' meno. Avete pazienza che io faccio comunque un po' di pratica con... Recluta! Il tuo nome corticino indifeso non resisterà al confronto diretto con Steve! Trova uno schifo. Scudo con cui proteggerti! Vediamo... magari sta dall'altro lato lo scudo. Allora, lo prendiamo così? È già qualcosa. Pensato infedele! Ho tempo per sacrificare un'altra vittima! Arrivo, arrivo! Pronti, camera delle confessioni. Compilerò la mia lama sulle tue lanciere! Shiv! Ha portato un coltello a una sparatoria. La Però funziona bene il suo coltello, c'è da dire anche questo. Piano! Allora, usiamo un po' di... no. Oppela. Aspetta. Faccio cambiare arma, che questo è il tuo perché. Ha pochi colpi, ma... Come detto, è il suo perché. Aia. Madonna, che soddisfazioni però questo. C'è un bel feeling, c'è un bel feeling. Che poi io non abbia mira è un altro discorso, A chi tocca? Sblocca abilità. Allora, congratulazione, hai guadagnato un livello. Salendo di livello la tua energia aumenta permanentemente. Inoltre energia e scudi vengono subito ricaricati. Hai anche sbloccato le tue tre abilità d'azione. Per scoprire i loro effetti equipare prima di accedere alla schermata abilità. Steso al primo round. Abilità d'azioni sbloccate. Azione sbloccate. Allora abbiamo scegliere tra diverse abilità d'azione. Utilizza le abilità d'azione di Amara per intrappolare i nemici, attaccarli da lontano, distruggerli in un corpo a corpo. Equipaggio un'abilità d'azione per attivare i poteri da sirena di Amara. Allora, scelte multiple. Le abilità sono suddivise in alberi di specializzazione che si adattano a stili di gioco diversi. Ogni specializzazione contiene abilità d'azione, potenziamenti e abilità passive. Da questo momento potrà utilizzare l'abilità d'azione che ho equipaggiato. Premi L1 durante un combattimento per attivare l'abilità d'azione. Ok. Speravo che su Pandora avrai trovato pane per i miei denti. Ci piace, ci piace. Un punto per i Crimson Rider. Tu e Claptrap ripulite l'area. Sto arrivando. Allora, posso anche prenderla e non equipaggiarla. Interessa. Massima energia. Sei ancora tra noi? Se sì, fammi scendere. I comandi sono piano. Stai calmo, stai molto calmo. Nient'altro da recuperare? Apparentemente no. Ok. Niente, si è sfrantumato Claptrap. Rianimiamo Claptrap. Calma, ci vorrà solo un secondo.
facciamo sbloccare. Ho affrontato e fatto fuggire gli FDC con la coda tra le gambe. Sì, eh. Tutto da solo. Ora non resta che annunciare la vittoria a Lilith. So che potevamo usarli prima, però dai, come te sfizzi un po'. Salve. Comandante dei Crimson Rider. Lilith, sono fiero di informarti che l'operazione Claptrap di Troia è stata un successo. Ed è solo merito mio. Sì, eh. Ci scommetto. Ecco. Allora, la setta ha distrutto tutte le altre fortezze dei Crimson Rider, quindi per ora dovremo accontentarci di questo posto. Come ti chiami, Killer? Chiamami Amara. Dai tatuaggi, sorella. Tu sei la voce che sentivo, immagino. Già. Pensa un po', non è neanche lontanamente la cosa più strana che ti capiterà su Pandora. Sul serio. Però grazie di aver risposto alla mia chiamata. I numeri non sono dalla nostra parte, ma abbiamo ancora qualche speranza grazie a te. Ti do il benvenuto nei Crimson Rider. Grazie, grazie. Pandora è un posto pericoloso. Quel mod ti tornerà utile, vedrai. Ti consiglio di equipaggiarlo prima di cominciare. Fammi sapere quando possiamo iniziare. Ok, equipaggio il mod granate. Allora, dobbiamo andare nel nostro inventario. E cioè che... lo piazziamo qua? Apparentemente sì. Sono sempre alla ricerca di nuovi modi per fare a brandelli i miei nemici. D'accordo. Ora puoi lanciare granate con R1. Sì, stanno altri arrivando. Altri FDC, vediamo come te la cavi. Ce ne sono troppi! Siamo spazzati! Spazzati! Madonna, che figata! Aquila di fuoco! La dea regina la vuole morta! Avrei dovuto sguardare più persone! Spettacolo, signor! Spettacolo! Ah, ne abbiamo finito. Aspetta, aspetta, fammi provare pure questo. No, aspetta. Con quale sportiveggianza? Mazzi, dai. Hai visto? Mo iniziamo ad utilizzare anche cose di Amara. Qua i poteri che sono una gran figata, signori. Bene, una base l'abbiamo trovata. Forse comincia a girare per il verso giusto. Forza, Killer, seguimi. Dove andiamo? Ti faccio un riassunto. Tempo fa abbiamo trovato una mappa di tutte le cripte sparse per la galassia. Sembra incredibile, vero? Ma non immaginavo che ci avrebbe resi un bersaglio così appetitoso. Siamo stati attaccati e la mappa è sparita. È da allora che la cerco. Di qua. Concentrata com'ero sulla mappa, non mi sono resa conto che Pandora stava cambiando. Un tempo i banditi si facevano la guerra per divertimento. Ora sono tutti parte della stessa setta. Ah, i figli della cripta. Esatto. Vieni, diamo un'occhiata in giro. Aspetta. I loro capi sono i gemelli Calypso e li adorano come fossero divinità. Abbiamo preso. Sono convinti caduto, che no? La mappa mostri la via per quella che chiamano Grande Cripta e massacrano chiunque si metta sulla loro strada. Ci è giunta voce che un clan di banditi ha trovato un manufatto alieno nel deserto. Siamo qui per scoprire se si tratta della mappa. Scusi, lo so che mi fermo a spippolare in giro le cose da chiuso. Recuperare, però. Ma non per una sirena. Anche noi siamo una sirena, quindi possiamo fare anche noi queste cose. In linea teorica. Resto di guardia. Perfetto. Grazie, grazie. Molto bene. Intanto do un'occhiatina in giro, mica le dispiace. Save! Il clan spaccatore ha trovato la sacra mappa delle cripte! Manda un emissario e invitali a far parte della nostra sacra famiglia! Non perdere tempo! Gli dei gemelli hanno fame! Molto bene, lo sapevo. L'accampamento degli spaccasole è qui vicino. Pronti.
trova il capo degli spaccasole e recupera la mappa a ogni costo. Ci proviamo. Io vado in esplorazione. Voglio scoprire il più possibile su questi Calypso. Va bene. Quindi tocca a voi. Buona fortuna. Io vado a rilassarmi in mezzo alla spazzatura. Mi piace sapere con chi divido la gloria. Come mai hai deciso di andare a caccia di cripte? Mi sono fatta un nome malmenando criminali e detronizzando tiranni. Non ho mai perso un combattimento e sono alla ricerca di una vera sfida. Non c'è niente di più pericoloso della cripta, giusto? Questo non si ammazza molto bene. Qui sembra esserci un sacco di gente. Non oggi. Aspetta. La fa un macello, però ve lo dico. Sulle fiamme! Voglio per i figli della cripta. Poi proviamo anche le altre. Aia! Con le altre armi. State calmi. Danni. Cazzius. Che sarebbe successo? Questo corpo non è il mio! Aspettare! E che cos'è? Non la mira inesistente. Finite tutto. Aia. Pure questa abbiamo finito. Scusa, come. Come famo? Devo recuperarle così. Molto bene. Aspetta un attimo. Scusi, Figa. La munizione al massimo cosa? Ma non è vero. La recuperate. Allora, sono al massimo. Ole. Aspetta che questa sembra molto intrigante. Danno precisione. Vabbè, prendiamola. Poi competente, ma scusi, non sarà un pro, ma ognuno il suo. Un buon Chianti. Va bene. Quanti altri siete? Scusate, stiamo a fare la strage. Guarda questo. State calmi. Mamma mia, la cattiveria. Posto, ce ne dovrebbe essere un altro qua dietro. Da questa. Così è. Allora. Ok. Non è una bella immagine, ma va bene. Un aiutino? Vogue. Banditi per sempre. Ehi, che aspetti? Tirami giù. Mi piace farmi legare, ma non così. Così proprio no. Area scoperta, il regno del... Oh. Ah. Le mie mutande... Lasciamo stare. Gira tutto. Piacere di conoscerti. Piacere. Grazie, sai, rischiavo di lasciarci la pelle là sopra, ma tu cosa ci fai qui? Sono qui per ammirare i leggendari banditi seminudi di Pandora, ovviamente. Collaboro con Lilith e i Crimson Rider.
Sei con Aquila di Fuoco? Accidenti, ero nella banda di Lilith ai vecchi tempi. Adesso però sono un capo bandito. Forza spacca sole! O almeno lo sono stato finché i miei non hanno trovato quel coso. Quel maledetto ciarpame alieno. Li ho avvertiti di lasciarlo stare. E loro che hanno fatto? Mi hanno legato e l'hanno portato a Eclipso. Non si fa così. Ragazzi, direi che ci conviene andarcene da qui prima che tornino gli FDC. Dimmi, dov'è che stanno Lilith e i Rider di questi tempi? Un ex centro di propaganda degli FDC. Li ho fatti fuori personalmente. Ottima notizia! Forza, andiamo via da qui. Vado avanti io, anche se sono completamente disarmato. Un vero bandito non si mostra mai debole e indifeso. Banditi per sempre! Ok. E così hai ripulito quel centro di propaganda FDC senza il minimo aiuto? Sì, è stato estremamente facile. Sono davvero colpito. Oh no! I figli della cripta hanno distrutto il mio accampamento. Per dire, quel teschio insanguinato non dovrebbe essere lì. Mi rovina il Feng Shui! Vabbè. Oh, conosco una scorciatoia. Seguimi. Aspetta, mi sono perso. Ci fidiamo. Pandora è nei guai. Lo sento nelle ossa. Ma quello potrebbe essere l'effetto del vento del deserto sulla mia pelle nuda e ustionata. Allora, qua possiamo anche vendere un po' di cosucce, effettivamente. Oh, mica male! Fortificato, ben ventilato. Mm. Mettete un paio di teschi insanguinati sulle mura ed è subito casa dolce casa. Von, tu cosa diavolo ci fai qui? Ciao, Lilith! Ex capo del clan Spaccasole a rapporto! Forza, Crimson Rider! È bello vederti, Von. I Rider hanno bisogno di tutto l'aiuto possibile. Ma lì Von. Allora, cacciatore, hai trovato la mappa? No. La mappa non c'era, quindi ho preso questo bandito. Mappa? Se parli di quell'aggeggino alieno, i miei hanno deciso di offrirlo a Eclipso. Lo stanno portando al Sacro Centro Trasmissioni. È il posto da cui Eclipso trasmettono sermoni sanguinari per esaltare i propri seguaci. La mappa non deve finire in mano a Eclipso, ma il Sacro Centro Trasmissioni è molto lontano. Ti serve un mezzo, cacciatore della cripta. Vai a trovare la mia amica Ellie. Gestisce tutte le stazioni che c'ha Raid. Ti darà una mano. Oh, ottimo, ottimo. Ragazzi, però, a questo punto direi che ci possiamo salutare qui con questo primissimo episodio dedicato a Borderlands. Primissimo e unico qui, magari, episodio dedicato a Borderlands. Ci vediamo lunedì sera alle 21 in live su Twitch, sempre con Borderlands. Poi le ritroverete però sul secondo canale, quindi mi raccomando controllate lì. Come sempre, voi lasciate like, condividete. Ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da quel tale Ale.